andiamo a condividere questi dati che sono semplicemente sono dei dati che hanno a che vedere con la crescita del profilo. E ripeto, non è che c'è scritto la persona X si botta. Quello che è una crescita di tot K, ovvero migliaia di follower in un giorno. Tra l'altro, premetto una cosa, in quel giorno lì ho guardato, non c'è stata nessuna partita del Toro. Quindi queste persone non è che hanno fatto un video incredibile su TikTok, su Instagram, no, non ha giocato il Toro. E ci sono stati però questo incremento di follower. A parte tutto, può anche essere che per qualche motivo strano 12.000 persone si sono iscritte. Però a questo punto allora ce lo può dire la persona in questione. Condividiamo lo schermo, in questo caso, incredibile, sì, stiamo parlando di Andrea Vitale. Allora, Andrea Vitale, qua abbiamo di preciso, qua si vede magari non benissimo, ma spero si veda, follower totali, si vede ragazzi, del 13 dicembre, si vede? Sì. Si vede male, ma si vede. Follower totali 11.926, 13 dicembre 2023. Ok, questo è un grafico che fa riferimento alla crescita del profilo. Quindi, chiaramente Andrea Vitale l'ho scritto io, perché lui. Quindi, al 13 dicembre, i follower sono 11.926. Ok? Al 14 dicembre, che è il giorno dopo, sono 24.786. Si vede, sì? Ok? Quindi, Sì. 13 dicembre, 11.000 qualcosa. 14 dicembre, 24.000. 786. E qua si vede bene proprio che nella data del 14 dicembre, follower giornalieri, in quella data, 12.860. C'è un microfono altissimo, mi dà un fastidio incredibile, veramente. Ho un ritorno Abbassati pazzesco. in cuffia tu solo, cioè. Sì, allora, quindi, questa grafica dice tutto. Follower giornalieri, il 14 dicembre, 12.000. 860. Ripeto, stiamo parlando di Andrea Vitale, ok? Oh, ero in quattro, ce l'ha con Andrea Vitale. No, io non ce l'ho con Andrea Vitale, anzi, io, cioè, c'è stato un periodo in cui ho pure detto che Andrea Vitale l'avevo rivalutato. Infatti ci siamo scambiati anche i contatti, le cose, non ce l'ho con Andrea Vitale. Dato che però non siamo in 520 di content diretto del Toro, quelli sono. Oltretutto, io ho, diciamo, visto questi dati di tutti, non solo di Andrea Vitale. L'ho visto di Terranova, di Emily, che non hanno queste cose, per esempio, di Mondotoro, di tutti quelli del Toro. Non è che mi sono fissato su Andrea Vitale. Non osate dirmi questa cosa. E a me spiace anche. Ed un motivo, anche forse per il quale la scorsa live non l'ho fatto, è perché con Andrea Vitale avevo stabilito un rapporto anche umano. E quindi mi sono detto, aspetta, non l'avevo avvisato in qualche modo, vabbè, diamogli tempo. Però così non è avvenuto perché attualmente basta andare sul profilo Instagram di Andrea Vitale che mi ha bloccato, quindi non posso andarci, ma sono riuscito ad andarci oggi, da un altro account a 29.700 iscritti, di conseguenza ne ha 300 in meno di 30.000, quindi in pratica non ha tolto questi iscritti, che io non chiamo bot per forza, io dico semplicemente in un giorno ha fatto 12.860 iscritti. Questa cosa, secondo voi, come può essere giustificata? C'è un modo per giustificarla? Poi chiaramente Andrea, se vuole, adesso penso che non mi stia più guardando tutto, ma se vuole può intervenire e dire la motivazione. Magari c'è, magari la motivazione c'è. Io non sto dicendo si botta, però sto dicendo che non vedo altra soluzione. Tra l'altro, adesso ho anche un video nel quale si vedono anche il tipo di follower che sono abbastanza, diciamo, indianeggianti. Lorenzo, vi chiedo una domanda non retorica ma seria. Com'è che potrebbe avvenire una crescita del genere giornaliera? Beh, comizio politico, un evento in Comincio, esatto, però non l'ha piazza, fatto. neanche l'evento in piazza. In realtà potrebbe appunto venire con un comizio politico, un'ospitata, ma il punto è che quel giorno lì, io sono pure su TikTok e ho visto, si può andare anche adesso, che quel giorno lì, il giorno prima, a parte che non ha giocato il Toro, che ha giocato 2 giorni dopo e aveva giocato giorni prima, ma poi non ha fatto neanche nessun video. Quindi Vitale non ha fatto, ne ha facciati, ne ha tanti su TikTok. Ok, nessuno sta dicendo che Andrea Vitale, cioè, non ha Ma nessun sarà un follower. bot anche lì, cioè saranno, cioè TikTok io presumo funzioni, anzi io penso funziona ancora peggio
di Instagram in questo senso, essendo un social più nuovo, con algoritmi più che macinano di più, mettiamola così, perché TikTok veramente ancora per poco, ma ancora adesso è abbastanza il far west, no? Come visual, come riscontri, funzionerà uguale, cioè ci saranno sistemi di bottaggio, di scambi like fittizi, scambi follow fittizi, ancora peggio di Instagram, che comunque è un social che oramai è da annoverare fra i social vecchi oramai, no? Instagram? Oramai sì, insomma, come regole di algoritmo, come seguito, sta calando sempre di più. Quindi, cioè, e poi cioè, si parla di uno che, ragazzi, cioè, chi cazzo è? Cioè, oggettivamente, nel senso, cioè, è uno che non è manco famoso fra chi segue il toro, realmente, perché era, cioè, onestamente chi è questo qui? Cioè, fa numeri che starebbero bene a Fedez, capito? Allora, mettiamolo così, Vander. È veramente impossibile che sto qua per un video anche solo c'ha una crescita del genere. Sì, a livello di crescita sì. Poi il fatto che, allora, che lui sia conosciuto, sì. Quello non lo nego. Va bene, ma... Cioè, anche lo stadio lo riconoscono, ci sta. Non sì, sto ragazzi, dicendo, no. Minchia, cioè, andiamo a prendere i top influencer di, non lo so, Inter, Milano e Juve, ok? Le tre squadre dominanti in Italia. Nessuno di loro pensa abbia questo seguito. Cioè i vari Neschi o i vari Luca questa Mastrangelo. Questa crescita più che altro, in un giorno. Cioè, vai a prendere un Luca Mastrangelo, che penso sia forse fra i tre youtuber più famosi in Italia di calcio. No, non penso abbiano una crescita giornaliera paragonabile in questi numeri. Non credo. E lui è uno che comunque ha centinaia di migliaia di iscritti, follower, penso veri. Che comunque c'ha anche visual molto alte. No, ma poi in realtà... Sì. È oggettivamente impossibile. Ma poi non è nemmeno una crescita che tu dici omogenea. Cioè, c'è un picco, ma non un picco in un mese, in quel giorno lì. Cioè, nel senso, nel giorno X, sì. E questo si vede dal picco, ha fatto quella roba lì. Questi sono dati, ma poi, ripeto, a costo di togliere importanza a questa puntata, questi non è che... Cioè, ragazzi, i follower che hanno le persone sono lì. Se voi aveste fatto, ma non l'avete fatto, ci sta, lo screenshot il giorno prima e il giorno dopo avreste visto che ne aveva tutti questi in più. Tra l'altro, nella scorsa puntata, in chat, se ti ricordi, Lorenzo, tutti che dicevano ma è normale, si sa già che è vitale, e stavano praticamente sottovalutavano la questione. Quindi in realtà, secondo me, al nostro pubblico non gliene importa nulla. Quando il problema, in realtà, per me c'è. Ed è un problema di falsificazione del curriculum. Questo è il concetto. Come appunto hai spiegato anche tu, come hai spiegato ampiamente la scorsa puntata. Giacomo, anche se, diciamo, la tua ragazza, che adesso non so se dopo quello che hai detto è ancora la tua ragazza, è su Instagram, tu non sei su Instagram, però no. Cioè, secondo te cosa potrebbe accadere per avere 12.000 persone che in un giorno dicono mi iscrivo al profilo, cosa può succedere verosimilmente? Ma guarda, allora io poi faccio una domanda, perché sono totalmente, vivendo nel Mesozoico, sono totalmente avulso da questo sistema, per me non è possibile, nel senso, io ti faccio un esempio mio, io ho pochissimi follower, diciamo, su YouTube ne ho 122 e sono sempre rimasto, non so, un paio al mese, tre anni che ci sono. Ho avuto ero 80, 85, poi ho avuto un'impennata clamorosa perché ho visto le visualizzazioni dopo Roma-Torino, sono andate a 2000 e adesso sono a 122, quindi ne ho avuti al massimo una quarantina spalmati in 3-4 giorni. Esatto, in 3-4 giorni. E quindi per me non è assolutamente possibile, a patto che chiaramente paghi per avere qualcosa. Ma io vi volevo chiedere da neofita, cioè in pratica lui cosa fa? Si appoggia a dei programmi pagando e questi programmi gli scovano dei follower, funziona così? Questo in realtà io non sto dicendo questo. Diciamo che uno dei modi che a mio avviso è quantomeno più verosimile. Non sto dicendo che è questo, perché io voglio fare attenzione con le parole. Però in teoria sì. Lorenzo, com'è che funziona? Tu che ti sei informato molto bene oggi. Praticamente, io, proprietario del profilo social X, normalmente per cercare di aumentare il mio seguito, cosa faccio? Io quando ero più attivo su YouTube facevo uscire video. Organizzavo sporadicamente qualche collaborazione con qualche altro youtuber o content creator, come si dicono adesso del toro, ma quello facevo, cioè ero costretto a essere attivo sul mio profilo per farlo aumentare. Adesso che lo sono, ho 2000
2000 follower ancora che io definisco carta straccia sostanzialmente, perché alcuni tornerebbero a seguirmi, penso, ma non 2000, perché non faccio più video da un sacco. Quindi devi essere attivo. Per essere attivo devi, su Instagram, che è un pochino diverso da YouTube, devi seguire altri, interagire, e quindi mettere like a post, mettere like a storie, follow, unfollow, insomma, fare attività. Il problema è che tutta questa roba richiede tempo, e farla manualmente sarebbe molto anche noioso. Quindi esistono questi software che automatizzano tutto quello che ho elencato adesso. E così facendo, chiaramente... Cioè, in pratica, o lo fai per lavoro di Instagram, o devi appoggiare a qualcosa. Sì. Il problema... Quindi, come dicevi tu... come non dicevi tu, non è che te li vada a trovare. Insomma, ne assimila, ma... Okay. Non, guarda, ho trovato questo e potrebbe seguire. Presi a caso, semplicemente interagendo così, worldwide, con altre che non c'entrano neanche niente con quello che pubblichi. Quindi, insomma. Allora, intanto, io adesso sto facendo l'accesso da un mio terzo profilo Instagram, perché Andrea Vitale mi ha bloccato da due profili, però incredibilmente sono riuscito, grazie ad una persona, a trovare un altro profilo, e quindi adesso vediamo in diretta, attenzione hashtag, quanti appunto follower. Tra l'altro, il 18 gennaio Andrea Vitale ne aveva tipo 30.000, ok? Quindi questo è il quadro. Il resto della clica intendi Emily e Terranova non hanno queste problematiche, li ho visionati, io e il mio staff li abbiamo visionati, tutti, nel senso Radio Granada, tutti. Non è che mi sono fissato su Vitale, no, ho visionato tutti e nessuno ha queste problematiche. Poi è anche una questione di engagement rate, tutto quanto, ma non c'è bisogno di mettere quelle statistiche, nel senso percentuale di commenti, di cose. Ma secondo me quelle sono anche abbastanza relativi. Io ne ho 54. Ma ragazzi, comunque non dovete fare le cose per i numeri, anche perché dico una cosa importante e fondamentale. Se tu vuoi comunicare un messaggio, tu vuoi che le persone a cui lo comunichi siano reali. Se hai un messaggio da comunicare. Se invece non hai un messaggio da comunicare, ma vuoi avere un secondo fine, a quel punto allora non ti interessa che le persone con cui comunichi siano reali, ma ti interessa che siano finte. Tanto è un secondo fine. Questo è un assioma logico. Perché io di avere 10.000 follower finti, quando ho un messaggio importante da comunicare, ovvero che il toro deve rinascere, diciamo che non me ne faccio nulla. Ok? Quindi anche da questo io evinco che se le cose sono così, allora vuol dire che hanno quasi ragione, tolto l'aspetto violento, chiaramente, di minacce di morte, quello ovvio, tolto quell'aspetto che non c'è neanche da commentare, ma tolto quella hanno ragione anche i bronzigliani quando se la prendono dicendo ma queste persone allora bla 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 e marketing e tutto. Poi le mie sono illazioni che si basano però su dei cazzo di dati di 12k al giorno. Andrea Vitale, se vuole intervenire adesso più avanti, è chiaramente libero di farlo, diritto di replica totale, diritto di replica assolutamente totale. Giacomo, volevi dire qualcosa? Volevo chiederti un'altra cosa, cioè in questo caso all'Andrea Vitale di turno, oltre ad avere un numero esponenziale di follower, di persone che lo seguono, qual è il vantaggio che trae lui? Cioè nel senso, oltre ad avere, non so, 12.000, 24.000 follower in 3 giorni, cosa porta questo? Il vantaggio in linea puramente teorica è che l'azienda X, che potrebbe, ma anche potrebbe non essere, Star Casino, dice, a chi diamo magari la possibilità di fare queste cose? Le diamo a Giacomo Lasagna? Le diamo al Torocast? Le diamo a Van der Meven, a Lorenzo Acuto? Ora sto facendo un mischione anche di social, però per dire, o le diamo a Andrea Vitale? A chi è più bello? No, magari credo, ma è così, a chi ha più follower. Rimane il fatto che Andrea Vitale, c'è da dire che non è che ha 10 follower, però anche ne avesse la metà, 15.000, e anche ne avesse comunque più di noi tutti messi insieme reali, rimane il fatto che se tu ne hai il doppio, a quanto pare forse non reali, non è comunque giusto. Cioè questo è il concetto, capito? Che lo sponsor X dice, chiaramente io devo sponsorizzarmi, cosa faccio all'interno dell'universo Toro? Vado da chi ha più follower e gli dico, ok, ti do questi soldi, tu metti il mio logo, eccetera. Io poi cito spesso Star Casino perché Star Casino è lo sponsor del Toro ed è uno sponsor che è citato, utilizzato da persone che dovrebbero essere critiche nei confronti del Toro. Come se Travaglio avesse parlato di Berlusconi quando era contro Berlusconi citando Mondadori perché era il suo sponsor. Questo non ha un cazzo senso, per me non ha senso. Poi dicono no, ma Star Casino però, per me non ha comunque senso. Cioè, Star Casino è lo sponsor del Toro,
tra l'altro, ma questo è un discorso laterale. Sarcasino, un messaggio per te: non voglio ricevere nessun vantaggio da te, non voglio, voglio essere libero, libero totale, ma proprio non voglio nessuno sponsor io, tranne Escape, che è lo sponsor dei miei occhiali blu, tiratura unica di 4. E adesso guardiamo un attimo Andrea Vitale, che io vi assicuro mi spiace continuare a citare, ma sono incappato in queste statistiche e speravo di non incapparci. Allora vediamo un attimo, condividiamo qua, quindi in questo momento presenta, condividi, allora vai, si vede? Allora 29.700, erano 30.000, sali, scendi, sono comunque sempre lì. Lui il 14 dicembre ha avuto una crescita di 12k. Com'è possibile? Qua ne è 300 in meno, ma com'è possibile? Ha una spiegazione lui, perché mi ricordo che lui ha fatto una storia con un'altra persona che faremo vedere nel volume 3, nel caso, non voglio farla vedere adesso, perché potrebbe essere una sua giustificazione, che ha accennato, e poi magari c'ha ragione lui, magari in qualche modo viene fuori che sti a me sembra strano. Ma adesso non voglio citare questa terza persona, che è una persona di origini non italiane, cioè nel senso non è italiana. Io per adesso non lo dico. Non lo so, ci penso fino a quando finisce la puntata. Andiamo a vedere un'altra persona che ha una crescita strana. E a me qua spiace un casino, perché è un'altra persona che è abbastanza, diciamo, citata da me, in quanto non mi piace come si comporta così, a livello anche solo creativo. Quindi uno può dire ce l'hai con Vitale, il suo amico? No. Però purtroppo i dati sono questi qua. Quindi tan, incredibile Depaz, cioè nel senso, chi l'avrebbe mai detto data questa premessa? Allora Depaz, follower totali, tra l'altro le date, questo è importante ragazzi, casualmente che giorno vedete qua scritto? È proprio hanno entrambi, dice soltanto, esatto, hanno scelto entrambi lo stesso bot, esatto, poi dice solo i follower totali, qui dice solo che lui in quel giorno li sono aveva. Fatti l'abbonamento insieme quel giorno, detto, ragazzi. Lui qua dice semplicemente che lui 14.960, questo è un dato che non è problematico, però il giorno dopo qua siamo a numeri più bassi, però qua c'è detto 16.000, 16.312. Raga, magari il giorno dopo siamo sempre lì, 14-15 dicembre. Si è sparsa la voce il 14. Quindi Vitale il 14 dicembre magari ha avuto... in Pakistan hanno scoperto tutti quanti questi due youtuber quel giorno. Esatto, cioè c'è stato il botto. Praticamente Vitale, appunto, abbiamo visto che il giorno 14 dicembre ha avuto un innalzamento di 12.000 passa persone che hanno detto cazzo mi iscrivo a Vitale su Instagram. E il 15 dicembre, ovvero il giorno dopo, 1.352 persone hanno detto ma che faccio oggi? Mi iscrivo ad Epaz. Allora, bisogna rapportare questa cosa, perché 1.352 magari appunto per Chiara Ferragni però sono scusami, una cosa poi tipo, normale. Cioè, però, per esempio a gennaio, grafico, cioè, a gennaio quanto hanno fatto per esempio? Sono fermati. E adesso arriviamo. Vedete il grafico? Praticamente questa crescita giornaliera dice che prima si vede? Niente. Quel giorno lì il picco e poi nulla, cioè non è che c'è una cosa omogenea come può essere cazzo ne so la Ferragni, perché non, magari 1.000 follower in sé per un super non sono chissà cosa, però in questo caso ripeto, Depaz è Vitale, entrate in puntata quando volete, mi dite no Dani stai dicendo cazzate, le abbiamo per questo motivo, i dati sono incontrovertibili perché sono questi, su quelli ragazzi sono questi, ci manca solo che io vado a falsificare delle cose mettendomi in mezzo. Cioè, no, poi magari c'è una soluzione, magari se noi che sono un boomer siamo noi dei boomer e non sappiamo che ci sono altre modalità, delle tendenze pazzesche. Ehi, allora quindi questo è, cioè la live in realtà può anche finire qua per me, perché questo è, e io ci tenevo a farlo
perché mi sono rotto il cazzo che nessuno, pur sapendolo, lo dica. Ma tanto, alla gente non ne è fatto un cazzo. Perché tu ricordi, Lorenzo, la scorsa puntata? Cos'è che dicevano nella chat? Dicevano, ma sì, ma si sa che sono dei passi vitali, ma sì, ma sì. Non è che c'è sto scandalo, Non c'è sto scandalismo. Cioè, la gente non si indigna. Questo è il problema. Non è che dice, no. Primo, perché tanto sono cose pubbliche. Basta fare lo screenshot. Basta guardare i follower. Secondo, perché la gente non capisce che vai a avvelenare un sistema creando una situazione di potenziale squilibrio e di disonestà. Che si verifichi o meno. Falsifichi un curriculum. Ma, guarda, sai qual è il problema? È che, parlo anche della mia esperienza, mi è capitato di ricevere commenti, non tantissimi, per fortuna, che mi invitavano a comportarmi in maniera diversa. Quindi il content creator, lo youtuber, l'influencer di Instagram, per quanto possa anche essere dimensionato a un contesto di nicchia come può essere il toro, è comunque soggetto a continui feedback che ci raccontano di come chi segue quel content creator veda in lui un riferimento, no? Come un canale televisivo. Se questo canale televisivo a un certo punto inizia a fare programmi che allo spettatore fedele da 20 anni, 30 anni non piacciono, smette di seguirlo. Quindi anche il comportamento è importante e per questo dovrebbe essere trasparente. Quello che non è stato capito finora è che questa mancanza di trasparenza non è solo eventuale, non è solo una mancanza di rispetto verso i content creator che fanno sanissima concorrenza, ma anche verso i seguaci stessi. Perché non racconti tutto quello che gira attorno al tuo account come dovrebbe essere. Ma ci sono delle zone d'ombra che preferisci per pudore, per preservare un'immagine, preferisci tenere oscurate. Questo è. Allora, sì, io adesso tra l'altro ho anche un video che in questo momento io ho questo terzo account su Instagram, dal quale però dovrei mettere il segui per vedere i follower, però io ho registrato un video a 18 gennaio stile le Iene con tutta una serie di follower, purtroppo mi spiace dirlo, di Andrea Vitale, che erano abbastanza pakistaneggianti, poi massimo rispetto per il Pakistan, per l'Arabia, cioè. Però vedendo i follower tipo 0 post, 1 seguito, follower nuovo, questo è il fatto. Sì, ma poi ma perché anti-sgamo? Perché tanto loro sanno che comunque sono cose pubbliche, ripeto, che la gente se ne fotte, non capisce dove sta la criticità di questa cosa. Vander Mevin, ma tu ti ricordi quando avevamo, insomma, cosa ne pensi tu di Andrea Vitale in generale? Ti ricordi chi è, no? Abbiamo visto il video, ti ricordi? Sì, va bene, ma di base non so chi sia, cioè l'ho beccato una volta allo stadio e basta, cioè nel senso... Vecchia maniera? Gli hai alzato le mani? No. L'ho visto passare, era diretto forse in tribuna, insomma, quella zona dove non vado io. Cioè, ripeto, io non so chi sia, non so bene cosa faccia, se non che... è palese che sia simpatico a Cairo o comunque è uno dei tanti che si è messo lì, vuole fare soldi con queste cose, quindi fa di tutto per essere il volto, no, di questo, il volto social, il volto adatto per gli sponsor, che comunque appunto anche il toro, per quanto, cioè, per la squadra che è, comunque sta subendo il trattamento digitale che tante squadre oramai hanno, quindi da appunto Star Casino, quella roba lì, a NFT, a criptovalute, eccetera, c'è di mezzo anche il Tore, quindi tutte queste società, fittizie o meno,
pulite o meno, cercano volti per vendere le loro cose attraverso l'influencer, attraverso chi quel mondo rappresenta. Quindi ovvio che se vuoi essere il primo, o sei uno veramente famoso o ti botti il profilo. Tra l'altro, la qualità qui... è che poi finisci in tribuna o comunque finisci come veramente ad avere un rapporto veramente stretto con la dirigenza, a quanto sembra. Allora, qui abbiamo, allora, questo qua è un video. Certo, che sono palesemente fan del Toro, questi, sono palesemente tifosi. Sì. Allora, questo è un video che io ho registrato, era il 18 gennaio 2024, e questi, adesso non posso cedere i follower perché mi ha bloccato, da due profili, il terzo devo seguire. Questi sono i follower, c'è scritto Andrea Vitale, i follower. Allora, Kadia J, Farkat, Ibalag, It's Me, Howal Kadi, Marianne. Scusate. Beh, diciamo questo che è un'impennata in Arabia. Questa è una pagina che segue lui. Non so se si legge il titolo.